Buonasera, mi sei benvenuto. Volevo dare una buona notizia, non ci sono più soste per le nazionali e quindi credo che lei ne sarà lieto perché lo score dopo le soste è un punto in tre partite con tre squadre pericolanti. Quindi la sua squadra ha proprio bisogno dell'applicazione, della sua presenza quotidiana, perché poi quando va in giro per il mondo poi forse un po' si perde. Questo può accadere, anche se devo dire che oggi sembrava una partita dominata fino al gol preso sul fallo laterale, in cui la Roma sembrava potesse fare gol da un momento all'altro, con l'Udinese che non aveva mai tirato in porta, perlomeno ha avuto un colpo di testa il primo tempo, ma si vedeva che la squadra stava facendo una partita che doveva fare. Siamo mancati nell'uno contro uno, in quello che sono nel determinare determinate giocate, però meno male che non ci sono più soste, mettiamola così. Cos'è quindi che non ha funzionato, mister, al di là degli errori individuali, insomma? Beh, cos'è sembra, che non ha funzionato? Ti sembra poco? Solo quelli, quindi? Anche. Ma cioè, il calcio è fatto di individui, non è fatto che una squadra ha un'identità, è fatta da 11 elementi che poi se si commettono degli errori sia nella parte alta delle giocate o bassa, anche di squadra, perché prendere un gol su un fallo laterale a 40 metri dalla porta, dal punto di vista generale, in un secondo sono arrivati in porta, c'è una disattenzione da parte dei difensori, anche delle coperture fatte male da parte loro, ma anche davanti nell'andare a chiudere determinate giocate, nel creare tutte quelle situazioni che abbiamo fatto, avere un quasi l'80% di possesso palla significa avere il pallone e poter creare pericoli, e noi magari li abbiamo creati, ma la determinazione sotto porta ci è venuta a mancare. Siamo sempre, poi rifaccio sempre gli stessi discorsi, no? Che poi il risultato determina tanti altri discorsi, in cui l'Udinese per me è stata brava nell'interpretare la partita difensiva e basta, perché voleva difendersi, era quello che voleva fare, e alla fine hanno avuto ragione loro, nonostante io vedo un calcio differente, nel senso che ho cercato sempre di una squadra propositiva e questo non ha pagato. Eusebio, da lì invece il calcio mi sembra di vederlo in una maniera abbastanza simile alla tua, però mi faccio soprattutto due domande. Una è sull'atteggiamento a volte che hanno i giocatori, perché in campo a un certo punto, è vero, forse caricati dal risultato, ma l'Udinese è sembrato avere un atteggiamento veramente di squadra fiera, combattiva, che ci credeva, e la Roma che sembrava invece un po' svagata in un momento, in una partita molto delicata come sai per il futuro. Parlo dopo l'1-0. E una cosa. E seconda cosa, uno è l'atteggiamento, e l'altra cosa è se ogni volta che si gioca con queste squadre, la Roma ha fatto due punti in cinque partite contro squadre di basso livello di classifica, quanto stando almeno alla classifica, se ogni volta gli allenatori, sembra che gli allenatori avversari preparano la partita come ha preparato oggi Nicola, cioè li chiudiamo, ci mettiamo sulla nostra tre quarti, aspettiamo un varco dietro, lo troviamo, perché né Fazio né Jesus, ma neanche Santone e Coloro sono particolarmente veloci, una palla alta buttata lì può darsi pure che io faccio gol e poi loro vanno in difficoltà e magari vinco la partita. La preparano così tutti, mi sembra di capire ormai, e probabilmente se io allenassi una squadra così la preparerei così contro la Roma. E che si può fare in questi casi? Io non la preparerei così, però uguale, è giusto, alla fine ha ragione sempre chi porta a casa il risultato. Dico solo che ho capito, allora ci mettiamo, noi palleggiamo la nostra metà campo e loro ci stanno aspettando la metà campo, ha una logica il calcio, ragazzi, se no facciamo i discorsi che lascia il tempo che trovano. È normale che loro sapevano che avrebbero potuto fare questa partita come tipo di atteggiamento, ma noi fino al 56esimo su un fallo laterale non mi sembra che l'Udinese abbia creato grandi pericoli, mi sembra che abbia buttato tanti palloni lunghi, ci abbia ridato tanti palloni, oppure poi ha ricreato in contropiede alcune situazioni di gioco dove noi abbiamo cercato di fare la partita alzando un pochino più alcuni giocatori, dove abbiamo sbagliato qualche palla di troppo, dove siamo stati, perché se una squadra non ha un atteggiamento giusto magari non ce l'ha nemmeno dall'inizio, invece la voglia di fare la partita, di determinarla, di arrivare con facilità ai loro 20-25 metri l'abbiamo fatto per tutto il primo tempo. Siamo mancati nell'andare poi a creare quella situazione reale, perché io ti porto lì con la palla, ma gli uno contro uno, nel saltare l'uomo, nell'andare a chiudere verso la porta, nel concludere con maggiore cattiveria, queste sono cose che sono mancate, ma sono cose troppo importanti. Per quello loro erano determinati, loro hanno avuto un'occasione e hanno fatto gol, si vede che erano alla ricerca di un qualcosa che sapevano che potevano trovarlo, ma ne potevano prendere anche due il primo tempo, poi lo vedete come si devono alzare dopo loro, diventa la partita al contrario, perché il calcio è tutto il contrario di tutto, hanno vinto loro, bravi loro, ok, però
insomma, bisogna fare un po' un discorso un po', secondo me, razionale nel calcio, perché poi andiamo a basarci solo sui risultati e non su un insieme di cose. Però la colpa è nostra, punto, chiaro. Perché la colpa è solo della Roma, che doveva fare gol e doveva cercare di una squadra che, tra virgolette, si vedeva che era in difficoltà per lo meno a fare una partita difensiva, di andare a fare gol, perché noi siamo la Roma e dobbiamo essere bravi in queste partite, andare a vincerle, anche faticando, ma andarle a vincere. Salve mister, buonasera. Le volevo chiedere se, per come ho visto la partita, ho visto molte volte che la Roma palleggiava lentamente, non riusciva a essere veloce nel palleggio, nonostante abbia avuto il 76% di possesso palle. Le volevo chiedere se è stato più per demerito della Roma o per merito per come l'ha sistemata in campo l'Udinese. Grazie. Guarda, prima di tutto noi riusciamo sempre a uscire velocemente da alcune pressioni che facevamo per andare da un'altra parte con i terzini, con gli esterni, l'abbiamo fatto spesso. Il palleggio non può diventare veloce se una squadra ti aspetta. Il palleggio diventa, se io sono statico e copro il campo rimanendo piatto e non attaccandoti, ti copro gli spazi. E un palleggio deve essere veloce quando riesce a creare una situazione di gioco magari esterna, dove creare la superiorità numerica col dribbling. Ed è quello che fa la differenza. Il cercare di saltare la superiorità numerica esterna e creare il 2 contro 1, il 3 contro 2, questo ti fa la differenza. Però il palleggio non potrà essere mai velocissimo quando giochi con una squadra che ti... E il problema è che tu ogni tanto devi velocizzare una giocata, devi osare un pochino di più ad andare in verticale. Quello che avevo chiesto, e magari abbiamo fatto troppo poco rispetto a quello che potevamo fare. Prego. Buonasera Eusebio, scusami, volevo chiederti due cose. Una, si è parlato a lungo dopo Firenze del rigore dato alla Fiorentina. Pensi che si parlerà a lungo del possibile rigore che c'era su Pellegrini oggi, come l'hai visto tu, se era un'occasione? Guarda, posso dire una cosa? Non mi interessa, perché mi interessa la prestazione e il fatto che noi siamo mancati in altre cose. Non mi voglio attaccare a rigore, è l'ultimo dei miei pensieri, non lo so e non lo voglio manco vedere. Non mi interessa, devo essere sincero, perché noi dobbiamo dimostrare in campo siamo più forti, abbiamo dimostrato di essere una squadra che ha le possibilità di poter vincere, dobbiamo vincere, e se non abbiamo vinto, prima di tutto è demerito nostro. Per quello il discorso del rigore diventa solo un alibi e non ne voglio proprio parlare. L'altra cosa è, c'è una specie di pressione Champions. Prima delle quattro partite di Champions la Roma ha ottenuto due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. C'è un po' una cappa Champions? C'è, e difatti quando io parlo in conferenza ieri ho parlato della partita più importante, c'era un motivo, c'è la sensazione sempre che ti tornano dalle nazionali, magari li vedi una mezza giornata per preparare le partite, magari chi suggerisce fai giocare quello con quell'altro o quello con quell'altro, perché qua facciamo le formazioni col fantacalcio, io faccio allenatore e gli altri fanno il fantacalcio, e invece io devo vedere quello, io vedo in campo quello che succede, io vedo che Edin Dzeko mi chiede che è stanco, io so che Edin ha fatto due partite da 90 minuti a 33 anni e ha la necessità di recuperare, vedi che Schick magari è in un momento buono e vanno sfruttate certe cose, e oggi invece magari si dice cazzo Dzeko non ha giocato, oppure di questi sono discorsi che lascio il tempo che trovano in questo momento. Io conosco bene i miei giocatori, cerco di tutelarli anche in prospettiva un po' generale di tutte le partite che abbiamo, però se siamo la Roma abbiamo una rosa di giocatori che deve essere competitivo con l'Udinese, col Bologna, con la Juve, con chi che sia, se no che ci siamo a fare quella Roma, per quello devono crescere tutti e magari anche più velocemente, perché abbiamo bisogno di fare risultati. Sì, voglio dirti, con questa nuova sconfitta contro squadre di bassa classifica, ritieni che il discorso per la zona Champions, che si era riaperto dopo la vittoria contro la Sampdoria, diventa sempre più difficile adesso? Sì. È ovvio che non possiamo sbagliare, ci sono sempre partite meno partite, giusto? Quante però partite sono rimaste? 13, 38, 25. Non sono poche. Detto questo, non possiamo essere contenti dei punti che abbiamo, questo è certo, ma il fatto che si possa sempre andare a riprendere qualcosa per strada, sì, questo sì, per quello dobbiamo crederci e ricominciare a lavorare in un certo modo, però non attraverso questa poca cattiveria, determinazione in determinate prestazioni, dove hai quelle sensazioni di dominare la partita, ma è quella sensazione che poi prima o poi lo prendi, capito? Rimani fregato, no? E allora... la grande squadra, e noi ancora non lo siamo, si vede, dobbiamo crescere in questo senso qua tantissimo, ed è quello che avrei voluto come prestazione oggi, perché oggi sono molto rammaricato e arrabbiato di questo fatto qui, ma principalmente perché è una squadra che ha raggiunto un'identità, ma poi vengono a mancare quelle caratteristiche fondamentali per giocare a calcio che oggi l'Udinese ha avuto molto di più rispetto a noi. L'ultima cosa che volevo chiederti su questo, ma
alla ripresa dopo la sosta, la Roma ha pareggiato col Chievo, ha perso con la Spalla, ha perso con Udine. Ma non è che se i giocatori, che sono tanti, che vanno in nazionale, li perdi per due settimane, poi dopo sulla testa perdono un po' di concentrazione, quella voglia, quella cattiveria. E ho cercato di alzarla, ma l'ho ragionata come te, perché poi i discorsi se ne fanno tanti, però l'unico modo che ho è quando li vedo e stanno con me, cercando di alzare questo aspetto qui. Gli ho fatto vedere già l'Udinese da giovedì, facendo capire che squadra andavamo ad affrontare e che dovevamo prepararci in un certo modo per alzare l'attenzione su questa gara, perché una magari le prova tutte, poi spero di trovare poi la chiave giusta la prossima volta, o perlomeno a partire dalle prossime partite, per cercare di stimolarmi. Mi metterò 7-2-1, 4, non lo so, non mi interessa il sistema di gioco, ve l'ho dimostrato tante volte, mi metterò anch'io 8-2, che ne so, che possiamo fare? Ce la giochiamo a tamburino la prossima volta per cercare di non portare a casa, o perlomeno di sfruttare una partita in un certo modo. Però le pensiamo tutte, perlomeno le penso tutte, però la mia identità di gioco non la posso spostare, perché non sarei capace di allenare in maniera differente.